che sia veramente un servizio fornito ai nostri cittadini con grande senso di responsabilità e con grande qualità. Chiaro che poi tutto si può migliorare, tutto si può come dire, implementare. Ecco, e quindi credo che l'occasione del convegno sia proprio questa, quindi come migliorare, come ridurre anche quelli che possono essere i costi, perché attraverso una razionalizzazione, una meccanizzazione, una migliore integrazione, ma poi serve soprattutto alla conoscenza. Io credo che sempre di più ci sia bisogno di far conoscere ai nostri concittadini l'importanza della raccolta differenziata come momento di risorsa davvero e come momento di risparmio. Quindi proprio un titolo centrato bene, io mi auguro davvero di fare un buon confronto, un buon dibattito, ma visto che i relatori sono convinti che questo sarà pienamente un punto centrato, un punto di successo. Grazie per l'occasione. Non due parole soltanto, perché l'introduzione del Presidente della Sorgese coglie a pieno, diciamo, gli obiettivi della parte pubblica e della parte privata. Il convegno a 2 anni e qualche mese di distanza fa il punto delle esperienze che noi abbiamo fatto. Riteniamo questa esperienza positiva. Abbiamo però la consapevolezza che non possiamo adagiarci su quello che abbiamo con lungimiranza, con partecipazione. Non dobbiamo mai dimenticare che questo è stato possibile perché abbiamo realizzato un incrocio perfetto tra un ente di secondo grado come il consorzio e la politica di programmazione degli enti locali, l'obiettivo dei comuni. Non tutti, meno uno. Il che questo ci ha comportato anche alcuni problemi di costi. Il convegno ne fa il punto, ma il convegno ha una prospettiva. Da questo si guarda al futuro, con nuove tecnologie, nuovi metodi, razionalizzazione, cercando di coniugare qualità, quantità e risparmio. Questo deve essere il punto. Io voglio dare un dato e ho finito, perché poi venerdì. Nell'Italia centrale, di cui l'Abruzzo si onora di far parte, forse è meglio dire faceva parte adesso, con alcuni atti di scelleratezza politica, di gestione della regione, stiamo tornando indietro, ma di cui si fa onore di far parte, nell'Italia centrale il costo del servizio di igiene urbana, da una relazione della Corte dei Conti, si attesta tra le 370 e 375 lire. Servizio gestore unico, raccolta, trasporto e smaltimento. Ai comuni che hanno aderito al progetto del CISO SPA oggi, CISO, Consorzio Intercomunale di Rifiuti Solidi Urbanieri, il costo medio raccolta, trasporto, raccolta differenziata, smaltimento, servizio igiene urbana, siamo intorno alle 215 lire. I dati sono dati. Se poi guardiamo ai servizi e giriamo l'Abruzzo, beh, io credo che questo servizio che Sogesa dà, in pieno accordo e in piena intesa con l'azionista di maggioranza, che è la parte pubblica, sono i comuni e CISO, credo che sia un servizio che oggi possiamo definire di qualità sotto l'aspetto ambientale, sotto l'aspetto di aver saputo modulare un servizio internale, un servizio estivo, il lavaggio, la pulizia. Se ci spostiamo a 20, a 10 km, troviamo una situazione ben diversa, partendo da Martins Gurb e non arrivare a Silvio oppure a Pescara. Leggiamo sulla stampa la situazione. In questi comuni non si verifica niente di tutto questo, anzi,
abbiamo riscontrato, diciamo da un sondaggio fatto, un elevato gradimento del servizio. Abbiamo un punto debole, perché dobbiamo dirlo, perché sulla verità poi si costruisce il futuro. Il nostro punto debole è che ancora non riusciamo, e questo è un fatto di educazione ambientale, di partecipazione degli enti locali o dei cittadini, cioè il coinvolgimento generale degli operatori economici, gli albergatori, i gestori degli impianti sportivi, degli IDI, cioè il coinvolgimento di partecipazione dell'intera società, partendo dalle istituzioni ai cittadini e quelli degli incontrati. Che lascia ancora a desiderare, qualche volta ci crea qualche problema. Abbiamo programmato la realizzazione di un impianto che tratta questo materiale, perché se noi riusciamo a risolvere questo problema, io credo che abbiamo acquisito un altro tassello, abbiamo messo un altro tassello dove veramente possiamo un'attestazione di un servizio efficiente. L'ultima questione, noi martedì abbiamo l'assemblea dei soci, degli azionisti, 29 del consorzio, che adesso il consorzio è il consorzio intercomunale, SDA, in base all'articolo 35 della legge finanziaria, e noi poniamo alcune questioni, per esempio è ora, proprio partendo dalla positività che abbiamo raggiunto, di fare progetto obiettivo di sperimentazione per iniziare la raccolta dell'organico porta a porta, scegliendo quartiere pilota. Progetti obiettivi per la raccolta della frazione organica in quartieri piloti ad alta intensità abitativa. Perché? Perché se noi riusciamo a raccogliere la frazione umida pulita senza impurità, a parte che il processo di lavorazione e di smaltimento costa molto meno rispetto all'indifferenziato, ma da questo ci serve, perché il 2003, se l'assemblea degli azionisti la ritiene opportuno, noi elaboreremo uno studio su tutto il bacino del CISO SPA, uno studio di fattibilità dalla tassa alla tariffa. Oggi metri quadri, c'è una persona che ha un'abitazione di 100 metri quadri, paga 100 metri quadri, però ci abita una persona, di rifiuti ne produce poco, la tariffa va in un'altra direzione. Noi metteremo a disposizione di tutti i comuni anche questo studio di fattibilità. Chiudo dicendo, dobbiamo avere tutti la consapevolezza, c'è bisogno di informazione, di partecipazione, di coinvolgimento, e quando lo si ritiene, dopo aver fatto tutto quanto questo, anche necessario, anche qualche decisione di repressione, perché ci sono anche, voglio dire, l'educazione deve essere un fatto educativo complessivo, non si può stare una parte. Per affermare quel concetto in cui io sempre credo, il rifiuto, se ben gestito, non è uno spreco, ma è una risorsa. Un repertorio regionale, questa volta andiamo al confine tra il Piemonte e la Lombardia con la bella Gico Gin.